Caro Adriano, è il momento dell'Energy Volley. È tornato a trovarci Matteo dalla Tommasina e l'atleta ora del Beach Volley, Chiara Tei. Sì, come hai detto bene, siamo qua oggi con Chiara Tei, palleggiatrice Energy Volley della squadra Under 16 e seconda divisione, allenata da Carlo Bonfatti. Nonostante la giovane età, ha già fatto anche alcune presenze in Serie D e quindi sono molto contento che sia oggi qua con noi. Chiara, che differenza c'è tra il beach volley e la pallavolo indoor? Cosa ti dà questo sport? Allora, la differenza tra il beach volley e la pallavolo è che comunque nella pallavolo si gioca in 6, mentre nel beach volley si è in 2 e è bello perché comunque se ti trovi d'accordo con la tua compagna ti dà molte emozioni e belle soddisfazioni, e faremo quest'anno delle tappe Under 21 nazionali per fare dei punti per arrivare alle finali nazionali che ci saranno a fine d'agosto. Bene Adriano, di questa atleta cosa ci dici? Devo dire, come diceva Matteo, lei è una palleggiatrice, vero Matteo? Ecco, allora è una regista, tu lo sai, Letizia. Poi è figlia d'arte, salutiamo la Mara che è stata una mia atleta tra l'altro. Dunque non può che sbagliare. No, il beach volley fa molto bene, lo consiglio tantissimo, come Matteo lo sa benissimo, lo consiglio come preparazione fisica, perché sulla sabbia è sempre più dura, vero Chiara? Sì, è più dura, però cioè, fa bene. Soddisfacente, fa bene. Dà naturalmente una certa tonificazione alla gamba, il quadricipite e il polpaccio, infatti anche gli atleti della nazionale lo fanno tantissimo, anzi lo facciamo fare come trasformazione dopo un lavoro di carico con i pesi. Dunque Chiara, gli facciamo un in bocca al lupo per i suoi appuntamenti, comunque è stata anche bravissima quest'inverno, ha giocato e ha fatto delle apparizioni in Serie B. E devo dire che la passione di questo grande sport che è la pallavolo l'accumula, poi la mamma, mi ripeto, è stata una grande atleta. Dunque seguite sempre l'Energy Volley con Matteo che vi dà sempre delle buone notizie.